Ciao ragazzi, sono Keiko Chan e questo è il mio settimo vlog. Questo vlog è un po' particolare, parlando insieme a Kira, di questo argomento di cui adesso parlerò, lei mi ha detto: ma perché non ne fai un video? E allora eccomi qua. Allora, l'argomento a dire la verità è difficile cioè non mi viene in mente un nome da dare a questo argomento. E magari mentre parlo nel vlog mi verrà in mente, anche perché non ho neanche un titolo per questo vlog. Però allora, la questione è questa: vi è mai capitato di parlare con delle persone che non sono appassionate di manga, che non sanno che siete appassionati di manga e che lì per lì vi reputano una persona intelligente, colta, con cui poter intavolare delle belle conversazioni, ma che appena appunto scopre la vostra passione vi reputa automaticamente deficienti, incapaci di qualsiasi cosa a parte guardare manga e anime? Mi spiego. Allora, mi è capitato molto spesso di parlare con delle persone, scusate se dondolo, ma quando è la sedia che si muove è normale. Allora, mi è capitato di appunto parlare con delle persone di cose abbastanza anche diciamo serie e alle quali io comunque ho saputo rispondere, che comunque mi piacciono tantissimi argomenti, oltre comunque diciamo, la passione per il Giappone, roba varia. E poi appena scoprono la tua passione per i manga, appena comunque hanno loro anche scoperto la mia passione, mi hanno subito reputata cretina. Cioè, non riesco a spiegarmi, è un po' difficile da dire, però ti capita proprio, lo vedi dalle espressioni del viso, del tipo: tu con queste persone puoi anche parlare della teoria della relatività, del bosone di Higgs, della teoria delle stringhe, dei buchi neri, dell'orizzonte degli eventi, di qualsiasi cosa, di abbastanza, come posso dire, importante intellettualmente, possiamo dire così. Però, appena scoprono la tua passione per manga e anime, tu vedi proprio la loro espressione del viso, che da guardarti come un loro pari o comunque come una persona con cui parlare, ti guardano come se fossi all'improvviso diventata una persona deficiente. Lo so, non voglio offendere nessuno e tutto quanto, ma ti reputano la stregua di una persona down. Non voglio offendere nessuno, però è questa l'impressione che mi danno queste persone. Mi è capitato spessissimo che persone mi dicessero: sei molto intelligente, ah, vedo che ti piacciono tante cose, perché io, oltre ad essere appassionata di manga, anime, action figure, cacchi vari inerenti al Giappone, roba del genere, videogiochi, mi piace molto anche la scienza, specialmente l'astronomia comunque, e quindi roba tipo quando si parla del bosone di Higgs, dell'acceleratore di particelle, dei buchi neri, dell'universo che è in continua espansione, la materia nera, la materia oscura, scusate, e tutte quelle cose inerenti alla nascita di una stella, morte di una stella, roba varia. E quindi quando trovo persone che comunque gli piacciono queste cose o comunque che non, magari non sono pra, no, pratiche, non so dire, non è che le seguono, però quando ne parli loro sono contenti di ascoltarti, però appena scoprono la mia passione per i manga mi reputano subito stupida. E io questa cosa la devo capire. Voi mi dovete spiegare come posso risultare io o altre persone stupida se fino a 2 minuti fa io ti sto parlando della teoria della relatività, per dire. Ora sto facendo degli esempi, però la cosa è questa: se io sto parlando con una persona che mi parla di qualcosa di comunque che riguarda la scienza, che riguarda un argomento comunque abbastanza importante o quello che è, e poi mi dice: guarda, io sono appassionato, non so, di qualcosa di strano, cioè io non lo reputo stupido, ci stavo parlando fino a 2 secondi fa di qualcosa di molto più elevato. Non lo so, io non so se a voi è successo mai, ma non è successa mai una cosa del genere, a me capita continuamente. Infatti, sempre parlando con Kira, a volte mi capita di pensare, le ho detto, che se tornassi indietro direi alla me stessa del passato di non dire a nessuno di questa maledettissima passione, cioè maledettissima naturalmente, per me non è così, però
però perché vedo proprio le persone che ti reputano alla stregua di una bambina, come a me, ah Valentina, allora te la stai a vedere Peppa Pig. Io dico a queste persone deficienti che devono capire la differenza tra Peppa Pig e non lo so, Shiki. Adesso ditemi se non c'è differenza. Devono capire la differenza tra i cartoni animati per bambini, anzi, io direi i cartoni animati per deficienti, perché Peppa Pig o Teletubbies o roba varia per me sono da deficienti. Ricordo che da ragazzina io non vedevo mai la Rai perché mi stavano sulle palle quelli dell'Albero Azzurro perché parlavano ai bambini come se stessero parlando a un branco di rincoglioniti. Quindi, cioè, pensate se posso amare Peppa Pig o quello che è, no, non ci penso nemmeno per scherzo. Però, ripeto, perché secondo voi queste persone fanno così? Cioè, è un conto che io dico appena mi presento, cioè, a parte non lo fa nessuno, però vabbè, appena ti presenti dici sono appassionata di manga e anime. Allora tu ti fai questa opinione sbagliata, che siamo persone cretine, e quindi... Però tu dici, vabbè, non abbiamo parlato di niente, la gente intanto è deficiente, quindi immaginate si può capire qualcosa. Però se io ripeto, stiamo parlando di un argomento serio, poi ti dico sì, sono appassionata così così, perché mi devi dire che sono stupida? Cioè la gente si rende conto che in realtà la deficiente, cioè la persona stupida è proprio quella che è di fronte a noi, non siamo noi. Io adesso non dico che tutte le persone appassionate di manga sono persone intelligenti che hanno anche altre passioni o che comunque passioni del tipo, ecco, ne so, la scienza o roba varia. Perché naturalmente ci sono persone stupide sia tra gli appassionati di manga che tra quelli che non lo sono, naturalmente. Però dico, se che c'entra l'hobby con la passione, cioè scusi, scusate, lobby con il fatto che comunque sto parlando con te di un argomento intelligente o comunque serio. Un po' come quella cosa, io a parte questo, io non capisco nemmeno quelle persone, che se tu leggi Topolino, anzi Topolino, Paperino, roba insomma Disney, va bene, nel senso, ah, ti leggi Topolino, ah davvero, quanti numeri hai, da quanto la fai, insomma le solite domande. Che collezioni? Dragon Ball? E ti guardano così. Ma vi ricordo, io dico queste persone, no? A parte, vabbè, sì, è vero, Dragon Ball è un po' censurato, però. Ma Dragon Ball sicuramente l'hanno visto tutti, chiunque, qualsiasi persona, anche quelle che devono ancora nascere l'hanno visto. Ma ti ricordi quello che succede a Dragon Ball? Cioè, tu mi reputi stupida pur sapendo quello che succede in Dragon Ball o in Kenny il Guerriero. Molti ti prendono per il culo. Perché leggi Kenny il Guerriero? Ma se lo ricordano che succede in Kenny il Guerriero? Cioè, secondo voi è un fumetto o comunque un cartone animato da ragazzini? O da bambini anche, anzi scusate, da bambini uno dove c'è il tizio protagonista che fa scoppiare la testa della gente? E dire che era violento l'anime, pur essendo un po' censurato in patria, anche giustamente. Però, e se leggessero il manga? Io mi chiedo, cambierebbe qualcosa se queste persone che ci reputano deficienti leggessero manga come Kenny il Guerriero o Devilman? È una questione, cioè, sono delle domande che mi sto ponendo da parecchi anni. Persone che l'hanno visti poi questi cartoni animati, cioè hanno visto Kenny il Guerriero, persone che io conosco. E sanno che succede in Kenny il Guerriero, certo, magari non sanno la storia perché giustamente, però il fatto che saltano tutti per l'aria come se fossero delle bombe all'orologeria lo sapranno, cioè se lo ricorderanno. E Kenny il Guerriero è per bambini. Devilman? Io Devilman nell'anime non l'ho visto, però so che è violento, non come il manga sicuramente, però no? Non so perché queste persone si ritengono di essere persone importanti e persone intelligenti solamente perché non leggono manga, non guardano anime e non fanno insomma quello che facciamo noi. E non sanno nemmeno, la cosa che mi fa ridere di queste persone è che la maggior parte di loro gioca ai videogiochi e
Perché loro dicono, prima premessa, loro dicono che il Giappone fa schifo, i giapponesi fanno schifo, anzi no, io dico giapponesi, loro dicono cinesi, perché le persone sono talmente colte che non sanno neanche distinguere il cinese dal giapponese, come persona intendo, anzi anche come paese, del tipo c'è chi dice che la capitale della Cina è Tokyo, che la capitale del Giappone è, che ne so, Shanghai, Hong Kong. Quindi vabbè, ma loro sono persone colte, le stupide siamo noi, ma che scherzate. Comunque dicevo, odiano il Giappone, anzi la Cina, e poi giocano a videogiochi giapponesi. Comprano console giapponesi e comprano anche, che ne so, roba giapponese, roba del tipo televisioni, computer. Quelli non sono da stupidi, quelli sono persone intelligenti, giustamente. Ah vabbè, però a parte il fatto che da persone che non sanno distinguere Cina e Giappone, che cosa possiamo ottenere da loro, giustamente, no? Noi siamo i deficienti, loro sono quelli intelligenti. È giusto, no? Voi che cosa ne pensate di questa cosa, ragazzi? Sia del fatto che parli con le persone che ti reputano prima intelligente, poi scopri una passione e dicono che sei automaticamente deficiente, sia di quest'altro punto in cui insomma non si capisce perché dovresti essere deficiente se leggi manga giapponesi invece che se leggi Sottopollino. Vabbè, fatemi sapere anche se avete avuto delle esperienze simili, come avete reagito. Cioè io vi dico che ci sono persone che mi hanno offeso per i manga e anime. Persone che addirittura per essere sono stati promossi in terza media a 18 anni e non perché erano intelligenti, ma perché l'hanno promossi per disperazione, per vecchiaia. Tu vieni a dire a me che io sono stupida perché leggo manga e anime, e io dico che tu sei stupido perché sei uscito dalla terza media solo perché ti hanno cacciato da scuola. Io ti dico che sei stupido perché non distingui Giappone e Cina. Io ti dico che sei stupido perché non si può giudicare una persona da una passione. Detto questo, io vi saluto. Questo è il mio vlog numero 7. Non so che nome dargli, forse potrei scrivere vlog numero number 7. Adesso vi spiego perché sono stupida. Vabbè, alla prossima.